non è più soltanto una questione di famiglia. Dopo la sentenza del Tribunale Civile di Milano, che sabato ha condannato la società capogruppo di Berlusconi a pagare 750 milioni di euro come indennizzo alla CIR di De Benedetti per perdita di chance nell'acquisto di Mondadori, la cessione del Milan sembra realmente possibile. In via Paleo Campa, dove ha sede il gruppo Fininvest, si stanno studiando tutte le alternative possibili per avere subito un'ingente liquidità. E tra queste c'è proprio la vendita dell'AC Milan. Sinora Silvio Berlusconi l'ha sempre esclusa, ma di fronte a questo tipo di situazione eccezionale, ecco riaffiorare alcuni indizi importanti sui contatti per la cessione del club. Da mesi l'imprenditore albanese Taci, 38 anni, grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, ha dato la sua disponibilità a rilevare il club di via Turati. E sa bene che la quotazione si aggira intorno ai 700 milioni di euro che permetterebbero a Fininvest di liquidare la condanna. In alternativa ci sono le manifestazioni di interesse dagli Emirati Arabi. Insomma, gli acquirenti non mancano e le condizioni sembrano essere cambiate. Potrebbe essere stata una toccata e fuga l'avventura di Emanuele Blasi al Palermo. L'arrivo del centrocampista, proprio negli ultimi secondi del mercato estivo, non ha fatto fare i salti di gioia ai tifosi rosanero, protagonisti di qualche mugugno. E se per questo, nemmeno al tecnico Walter Zenga. Blasi, infatti, dopo le prime due partite disputate da titolare, è stato relegato in panchina nelle altre quattro gare successive. Ecco dunque che, secondo alcuni rumors napoletani, il mediano rosanero potrebbe fare ritorno a Napoli già durante il mercato di gennaio. Il presidente degli Azzurri, Aurelio De Laurentiis, è pentito della sua cessione e pare abbia già avviato alcuni contatti per riportare Blasi sotto il Vesuvio. Lo stesso calciatore è rimasto molto legato all'ambiente partenopeo, tanto da titubare un po' prima di accettare il trasferimento in Sicilia, nonostante a Napoli non avesse un posto da titolare. Annullando la sentenza emessa dal TAS di Losanna lo scorso 31 luglio nei confronti di Adrian Mutu, condannato a pagare a Cessi una multa da 17 milioni di euro per la rottura unilaterale del contratto, il Tribunale federale svizzero ha sospeso temporaneamente la sanzione e rinviato le parti ad una nuova discussione davanti al Tribunale per gli arbitrati sportivi. Mutu e i suoi legali si erano rivolti al Tribunale federale elvetico lo scorso 14 settembre. Secondo quanto riportato dalla Nazione, sarebbero due i motivi che hanno portato il Tribunale elvetico a sospendere la multa di 17 milioni al fantasista rumeno. La Cassazione civile ha considerato concreti gli argomenti del calciatore sull'attendibilità delle giurie sportive, espresse in sei gradi di giudizio, in alcuni casi con gli stessi giudici. Sempre la Cassazione ha tenuto in seria considerazione il concetto di ingiusta sentenza, considerando la sproporzione tra il dolo commesso e la risarcibilità richiesta ed ottenuta dal Chelsea. Ora i Blues, secondo il quotidiano fiorentino, sarebbero disposti a trattare per ottenere un accordo con i legali di Mutu. La Cassazione svizzera si pronuncerà ora il 6 novembre su un'eventuale cancellazione della pena, con conseguente ripartenza da zero del processo. Il Napoli ha esonerato l'allenatore Roberto Donadoni e affidato la panchina a Walter Mazzarri. Il nuovo tecnico degli Azzurri, secondo alcune indiscrezioni, ha firmato un contratto fino al giugno 2011, 1,5 milioni di euro a stagione. La presentazione ufficiale domani mattina nel centro sportivo di Castelvolturno. L'annuncio è stato dato dalla società attraverso il suo sito web. Una decisione indispensabile per dare nuovo impulso alla stagione azzurra e in chiave futura per il prossimo quinquennio, dice Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo. L'interruzione del rapporto di lavoro che lo legava al Napoli fino al 2011 è stata comunicata all'ex CT della Nazionale dal patrono azzurro nel corso di un incontro avvenuto stamani a Roma negli uffici della Filmauro. Con l'esonero di Donadoni, a termine anche l'esperienza lavorativa di tutto il suo staff, i due vice allenatori Mario Bertolazzi e Sergio Buso, il preparatore atletico Giovanni Andreini, il suo vice Leri e il preparatore dei portieri Petrelli. Domani lo staff tecnico uscente sarà al centro di Castelvolturno per il passaggio delle consegne con il nuovo allenatore Mazzarri. Donadoni, arrivato a Napoli 7 mesi fa, era legato alla società azzurra da un contratto valido fino al 2011. Nelle prime 7 giornate del campionato 2009-2010, la formazione partenopea ha raccolto solo 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, con 9 reti all'attivo e 13 al passivo. Mazzarri invece è reduce dalla parentesi sulla panchina della Sampdoria, conclusasi alla fine della scorsa stagione.